Affrontiamo un po' il discorso legato alla dimostrazione di cosa è stato usato nel solo di ieri del 28 febbraio, legato a quello che sono le scale diminuite sugli accordi di dominante alterati, soprattutto legato all'utilizzo dell'accordo di dominante con la nona bemolle, perché l'accordo di dominante di nona bemolle è sostituibile con altri accordi di dominanti di nona bemolle, ma anche con accordi diminuiti, perché contengono essenzialmente, sostanzialmente, una fondamentale triade, che è la triade diminuita, che è compatibile quindi con l'accordo diminuito che con questo accordo di dominante nona bemolle. Quindi comprenderemo che la scala diminuita ottofonica è utilizzabile sia sugli accordi diminuiti che di dominanti nona bemolle. Quindi l'accordo dominante nona bemolle si può sostituire e utilizzabile ampiamente a un tono e mezzo di distanza l'un con l'altro. Esempio, come faccio nel video, se io ho, in questo caso, noi partiamo a utilizzare questo accordo dominante precedente, ma tutti gli accordi di dominante poi sono ampiamente stavo per dire editabili, ma si intende possono essere alterati, no? Di conseguenza noi ragioniamo sullo stato di alterazione con la nona bemolle, perché altrimenti non possiamo formare un accordo diminuito. Di conseguenza, se io parto, qua lo vediamo bene, questo accordo di dominante nona bemolle ha un tono e mezzo di distanza,
otteniamo fondamentalmente lo stesso accordo perché contiene la stessa particella della triade diminuita, che, come noi abbiamo già compreso, non fa altro che ripetersi lungo l'asse del manico, come è nell'accordo diminuito stesso, e vedremo poi il perché. Per cui, ad esempio, se noi mettiamo la base di ieri, infatti, già se mi sposto lungo l'asse del manico, spero di sentirlo, perché forse un po' bassa, che ha una sonorità molto familiare. Cambiano le toniche, ma principalmente, come spiegavo a Matteo, che è un mio carissimo amico che mi raggiunge verso Milano sabato, e lo spiegavo lui, ma questa è una cosa che interessa anche ad altri miei amici, quando ci incontriamo e ne abbiamo parlato, per cui questo è un breve ripasso, no? Che stiamo vedendo insieme. Nell'accordo di nona bemolle, la dominante nona bemolle, noi che cosa facciamo? Togliamo la terza fondamentalmente, facciamo un esempio in fa domina nona bemolle, in questo caso abbiamo la nota naturale di fa, la togliamo, rimane il mi bemolle, il sol bemolle e la tonica di do al canto. È chiaro che è come se stessimo ragionando per la prima inversione dello stato della triade diminuita di fa, perché chiaramente se noi avessimo una triade minore avremmo una quinta naturale, quindi l'avremmo così, in uno stato maggiore di prima inversione, quindi questa è una diminuita. A questo punto, mettendo il fa al basso, ho ottenuto chiaramente, lo vedo fisicamente, un accordo di dominante nona bemolle, per cui io qui vedo chiaramente lo stato di una dominante con la nona bemolle. Ecco il perché è contenuta questa triade diminuita, quindi se non ho studiato le inversioni delle triadi non riesco a visualizzare queste... cellulare. Ho spento il cellulare, Chiaro che adesso, ottenuta questa triade, possiamo dedurre che la triade possiamo chiaramente sostituire, anche perché tu lo noti, se dovessi mettere il basso della diminuita, cosa cambierebbe? Nulla, perché manca solamente il quarto grado del tuo accordo fondamentalmente, giusto? Hai ottenuto della tetrade, in questo caso, hai ottenuto già ampiamente il contenuto che ti serve della diminuita, in questo caso dell'accordo di dominante. Assolutamente nulla. In questo caso, siccome noi eravamo nella tonalità, in questo caso ho utilizzato un accordo alterato di mi dominante, vediamo che la scala in utilizzo sarà quella che io posso, ovviamente, se vado a utilizzare un altered di shorts, chiaramente ho usato una super Loprian e una Walton Scale, ma in questo caso ha un suono un po' diverso, si dice proprio alla scala che va
urlare. Infatti, scusami se lo rilupo, ma vedi che anche ad ogni spostamento G dominant 9 flat. Vedi che a ogni cambio accordale di sostituzione omogenea dell'accordo G dominant, Si bemolle dominant, Re bemolle dominant, tutto 9 flat, Mi dominant, 9 flat, vado a usare questa scala semi diminuita, semitono, tono. È chiaro che noi non possiamo suonare sulla chitarra una scala in questa modalità, di conseguenza il nostro pattern sarà in questo modo. Vedi come lo traslo? Per cui la prima cosa da fare è dire: metto in funzione le modulazioni. Modulazioni è una parola che proprio non c'entra una mazza. Metto in funzione questa mia capacità di dire: ogni accordo di dominante con la nona bemolle lo posso sostituire con un alternativo a un tono e mezzo di distanza stesso dell'accordo, di un accordo dominante, perché fondamentalmente l'accordo di dominante con la nona bemolle contiene una triade diminuita che si ripete a distanza, perché è come se fosse un accordo diminuito. Però questa cosa, e utilizziamo una cosa che è interessante, che è sicuramente una scala ottofonica, che è la scala diminuita semitono tono, di questo ne avevamo già parlato in precedenza in una lezione in passato, non so, forse nel mese di dicembre o gennaio. Oltretutto, tra l'altro, la scala ottofonica diminuita semitono tono è valida sugli accordi dominanti alterati nona eccedenti, nona bemolle, quinta eccedente, quinta bemolle, per cui non è che la scala diminuita è in funzione di entrambe le none, è il concetto della sostituzione della triade diminuita che non può funzionare se la nona è eccedente, perché se tu ragioni, la nona ha la funzionalità della triade diminuita, ovvero, seguimi bene, questo lo comprendi se tu hai studiato le triadi diminuite. Nel momento in cui la dominante contiene una nona bemolle, la nona rappresenta in sostanza una quinta bemolle della triade. E lo vedi sempre ragionando nella tonalità di Do, se tu prendi un Fa dominant, 9 flat, fondamentalmente il Sol bemolle rappresenta una quinta bemolle per il Do. Se io metto questa dominante non eccedente, che sarebbe questa, vedi che non ho più una triade diminuita. Per cui la valenza di una sostituzione da un punto di vista della triade diminuita non ce l'ho più. Poi molto spesso lo vai a mettere per degli effetti cromatici, però l'effetto cromatico di sostituzione avviene sull'accordo diminuito. Questa è una cosa che nella musica jazz negli anni 20 e negli anni 30 è sempre successo, come per il concetto delle dominanti secondarie nelle modulazioni degli 1-4-5 nelle forme blues, o nelle modulazioni delle dominanti secondarie dagli 1 ai 2 ai passaggi armonici sequenziali della scala. Di conseguenza, semplicemente proprio, vedi che sto usando proprio degli accordi diminuiti. In questo caso
che cosa posso fare? Allora qui scatta un altro discorso. In realtà ogni accordo di dominante non a bemolle può essere sostituito anche con un accordo diminuito. Questo perché? Perché in realtà l'accordo di dominante, e infatti io lo faccio e l'ho fatto ieri, chiaramente una persona che, io l'ho fatto in maniera molto veloce, ma una persona che è un po' più sgamata, non ho suonato molto magari bene ieri il solo, però perché non ho prestato molta attenzione a questa cosa, ho messo in opera semplicemente l'utilizzo delle scale, dei chords. In questo caso, ora te lo dimostro, no? Uso magari le dominanti con le nonne bemolli e delle sostituzioni di famiglia semplicemente su quello che sono i diminuiti. Guarda, sono gli stessi accordi, eh? Faccio un accordo di G dominant, 9 flat, lo stesso contenuto rientra in un La bemolle diminuito, perché fondamentalmente sono le stesse note. Se io faccio G dominant, Si dominant, Mi dominant, Mi dominant, fa diminuito. La triade che è contenuta è sempre la stessa. Infatti, l'alternativa è proprio questa. Se tu vai a prendere le note contenute, e lo vedi proprio da qua, Mi, in questo caso lo vedi, vedi che la mia nona bemolle rappresenta proprio un Fa. Ottengo un Re e in questo caso ottengo proprio un La bemolle. Fa naturale, ho un Re, ho un La e ho un Do. Quando traggo, ho un La, chiaramente, bemolle, ho un Fa, ho un Si e un Re. Per cui vado a girare proprio le note, te le risuono. Vuol dire, ora te le faccio sentire tutte in sequenza, eh? G dominant, non a bemolle. Estrema. Ne spostiamo di altre perché non ne posso fare 200 di dominant. Mi dominant va diminuito. Per cui fondamentalmente, se io dovessi anche pensare di usare solo una delle scale diminuite, non la tono semitono sull'accordo diminuito, ma solamente la semitono tono, anche su un accordo diminuito mi basta partire un semitono indietro. Nel senso che voglio utilizzare su un La bemolle diminuito per utilizzare tutto, è corretto. Mi basterebbe partire dal G dominant 9 flat con la semitono tono. Funziona. Funziona.
Re diminuito, Fa diminuito, La bemolle diminuito. Questo ti sta facendo capire che fondamentalmente l'accordo di Si diminuito, Re diminuito, Fa diminuito, La bemolle diminuito sostanzialmente equivale e contiene la stessa triade diminuita che è insita in G dominante nona bemolle, Si dominante, Si bemolle dominante nona bemolle, Re bemolle dominante nona bemolle, Mi dominante nona bemolle, perché sono gli stessi accordi, per cui in sequenza, andandoli a suonare, adesso diventano tanti, eh? Perché c'è un'adiacenza relativa alla diminuita di triade che è così palese e convincente che ci metti poco a dedurla. G dominant 9 flat, la vedi? Se io sposto il basso del G dominant sulla nota della triade, della tetrade dell'accordo diminuito, ottieni la tetrade dell'accordo di Si diminuito. L'alternativa di Si bemolle, Re diminuito. E vedi che ecco perché sono sempre sostituibili. È un po' come il discorso quando sulla maggiore nel blues, ad esempio in un dominant, vedi che io qua su un quarto grado di un blues, che è una dominante, nona o puro semplice, però sempre su un quarto grado, l'ho sostituito con un settimo, perché noi sappiamo che nel rapporto di famiglie 1, 3, 6, 2, 4 sottodominanti, la dominante 5, 7 è sempre sostituibile. Allora, mi è risuonato adesso stavolta il telefono di casa, per cui ripartiamo un po' più easy. Era il nostro amico Gigi. Tra l'altro, ecco, approfittiamo, facciamo pubblicità ai cavi della Reference, che sicuramente sono stupendi, abbiamo parlato con la Reference. E dopo li andiamo a vedere e... ritornando al discorso di prima, stavamo dicendo, raggrumando un attimo il discorso, dominant 9 flat, gioco dei bassi, diminuita, semitono, tono. Ma questo funziona, ma cosa funziona? Attenzione! Che cos'è questo? Ovviamente adesso, anche se... è un diminuito! E funziona perché? Perché come funzionava Mi diminuito, semitono, tono... Ovviamente poi in Re bemolle diminuito semitono tono, perché è estremamente compatibile, ci dimentichiamo della diminuita tono semitono, ecco. Qui chiaro che va tutto in penna. We'll be right back.
Qui uso una pinta Doria. Doria. Eolia. Penso che ci sia poco da dire più di questo. Studia, ammazzati e cerca di condividere più che puoi. E se fai delle cose online, farle che abbiano un senso, e cerca di non speculare con le minchiate dei metodi da vendere, perché a volte ne vedo veramente che sono delle cagate mostruose.